gli ultimi sono quelli che nella società sono rimasti indietro. Sono rimasti indietro per motivi economici, per motivi di emarginazione, per malattie, per mancanza di cultura, perché magari non in grado di produrre all'interno della società, di produrre ricchezza. Sono tutti quelli che, ecco, nella società praticamente vivono una situazione di inferiorità, di povertà, di miseria, anche culturale. Chi sono gli ultimi invece come associazione? Ma gli ultimi come associazione sono questi poveri, questi che sono rimasti indietro nella società, che non contano niente, che non hanno importanza, che sono messi ai margini. L'associazione nasce anche per questo motivo, per dare delle risposte, per dare una speranza a questi cittadini, a questi uomini, a queste donne che nella società sono rimaste indietro, che non hanno nulla, magari non solo a livello culturale, ma anche e soprattutto a livello materiale. L'associazione nasce come progetto, come tentativo per mettere in campo iniziative, ecco perché punta anche a chiedere, no? Punta alla richiesta di beni confiscati alla camorra, alle mafie, proprio per realizzare luoghi, strutture di accoglienza, luoghi di promozione, anche attraverso promozione umana, sociale, anche attraverso cooperative, per dare, ecco, delle possibilità, perché questi ultimi, questi che sono rimasti indietro, possano mettersi di nuovo a fianco ai cittadini che nella società hanno il necessario, hanno di che vivere, hanno di che arricchire la loro vita attraverso la cultura, attraverso anche dei mezzi sufficienti, ecco, possano, ecco, mettersi in linea, allinearsi di nuovo con quelli che nella società invece ultimi non sono, squinternati non sono, disgraziati non sono, emarginati non sono. Quindi l'associazione, ecco, si pone in questa prospettiva, si pone con questi obiettivi. E questa è la speranza che, come fondatore di Ultimi, ma anche interpretando le convinzioni, ma anche i sentimenti, la voglia, la passione del presidente Manzi, ecco, vogliamo, ecco, attivarci per Gesù è più forte della Camorra. Ma certo, Gesù è più forte della Camorra, e dirò di più: Gesù è più forte della Camorra nella misura in cui anche gli uomini, le donne del nostro tempo che si sono appassionati a questa figura, a questo uomo, magari anche solo dal punto di vista umano, no? Che si sono appassionati a questo uomo che ha sconvolto la vita della Palestina di 2000 anni fa con il suo messaggio, con la sua carica umana, con la sua passione per l'uomo, per la sua voglia di portare gli uomini alla libertà, non essere schiavi di niente. Ecco, magari, ecco, che si sono anche appassionati a questa figura, anche solamente dal punto di vista umano e magari non dal punto di vista dell'essere Dio, ecco, si impegnano, vogliono camminare sulle stesse strade, no? Sulla strada della giustizia, sulla strada dell'impegno per rispondere ai bisogni di giustizia, di pane, di culture che gli uomini e le donne del nostro tempo vogliono saziare, a cui vogliono dare una risposta. E quindi in questo Gesù, attraverso anche queste donne e questi uomini, credenti e non, cristiani e non, diventa più forte della Camorra.